se avessi solamente una scarpa da trail, sicuramente mi porterei in vacanza le Altra Lone Peak 7, appena uscita sul mercato italiano, che rappresentano, dal mio punto di vista, una delle migliori scarpe da trail presenti sul mercato e, in effetti, per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 311 grammi, anche se le mie bilance suggeriscono qualche grammo in meno, intorno ai 300, è come al solito drop 0, 25 mm nel tallone e 25 mm nell'avampiede, utilizza delle tecnologie particolarmente evolute, anche perché questa è l'ammiraglia dell'azienda americana. Nella recensione vi racconto le 10 cose che mi sono piaciute, le tre cose che invece avrei sicuramente cambiato. Sappiate che questa scarpa mi è stata inviata per i test dall'azienda americana, ci ho dedicato un sacco di tempo per preparare questo video, seguitemi fino in fondo. Ho apprezzato soprattutto la morbidezza nel mesopiede e anche nell'avampiede, dove l'intersuola è leggermente più dura. Chiaramente tutto è mediato dal battistrada, però questa scarpa vi consente di proiettarvi in avanti e soprattutto in quelle giornate in cui avete voglia di correre e non dovete necessariamente fare un lavoro di qualità, questa scarpa vi consente di correre velocemente e al tempo stesso di rinforzare i muscoli della parte posteriore del corpo, perché una scarpa di questo tipo ha proprio questa funzione. La seconda cosa che ho amato è sicuramente il battistrada, che ha dei tasselli assolutamente eccezionali. L'ho provata in diverse condizioni, in Vallolona, dove c'è davvero particolarmente ghiaccio, fango e tutto quello che potrebbe simulare un trail, ma l'ho provata anche in strada e questa cosa mi ha permesso, nonostante corressi abbastanza easy, di cambiare direzione in maniera molto efficace, perché proprio questa scarpa, avendo un'altezza dal suolo soltanto di 25 mm e questa configurazione della scarpa, anche grazie al Max Track di Altra, vi consente di davvero gestire al meglio i cambi di direzione. Ho poi valutato positivamente il fatto che la tomaia sia senza cuciture nella parte anteriore, poi chiaramente c'è una protezione ulteriore nel caso in cui corriate nei sentieri e dobbiate scontrarvi con dei sassi, questa cosa vi offre una protezione assolutamente importante, cosa che chiaramente è ricercata da tutti coloro i quali corressero dei trail. E poi un paradosso che lo dica, in una giornata baciata dal sole, la tomaia comunque è davvero traspirante, ma al tempo stesso offre anche la possibilità di asciugarsi molto rapidamente in una giornata di pioggia, e quindi l'ho potuto utilizzare pure il giorno successivo, aspetto non trascurabile per chi avesse una sola e una sola scarpa da trail. Ho anche amato lo spazio anteriore, che è quello originale pensato nella costruzione delle prime scarpe Altra. Sappiate che dal mio punto di vista questa cosa vi consente di correre in maniera più efficace. Ho apprezzato la parte centrale, che ha una sorta di overlay e quindi il bloccaggio del piede è molto 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 preciso. I lacci sono fondamentalmente normalissimi, però la struttura di allacciatura è anch'essa molto efficace, e ho inoltre apprezzato la linguetta paffuta, che, come dico io, paffuto è bello. Tra l'altro sarebbe davvero rinfrescante se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Nei prossimi giorni saranno copiose, scrivetemi qua sotto quali vorreste vedere. Ho poi anche amato la doppia linguetta, che abbiamo già visto su altre scarpe, che vi consente di inserire il piede all'interno della scarpa stessa in maniera molto semplice. Tenete conto che la conchiglia è assolutamente morbida e paffuta, ma al tempo stesso ha una protezione importante, e questa cosa ovviamente vi facilita la corsa anche per tutti coloro i quali avessero problemi di pronazione. Nonostante, in questo caso ovviamente vi suggerisco di utilizzare le Provision 7, delle quali abbiamo già fatto un unboxing. Non va dimenticato che nella parte posteriore c'è comunque un velcro che vi consente, ovviamente, per tutti coloro che facessero trail, di inserire le ghette. Per me è un aspetto non così rilevante, ma al tempo stesso ho invece amato la struttura molto rigida nella parte esterna più bassa del tallone, cosa che garantisce un'ulteriore stabilità, che è collegata all'altezza dal suolo particolarmente minima, almeno per gli standard del 2023, vi consente in effetti di correre in maniera molto stabile e vi permette soprattutto di migliorare la vostra tecnica di corsa nel caso in cui abbiate tempo da dedicare. Ho inoltre amato l'estensione del tallone, che soprattutto nelle corse in discesa vi consente un'ulteriore stabilità, ma al tempo stesso ha anche una protezione eccezionale, che secondo me in una scarpa di questo tipo la rende effettivamente
una delle migliori presenti sul mercato. Ho amato inoltre la durata potenziale di questa scarpa perché la qualità di Altra è assolutamente eccezionale, migliorata negli anni grazie anche al fatto che comunque ora fa parte di un gruppo davvero grandissimo. Secondo me questa scarpa potrebbe essere utilizzata anche da coloro i quali avessero qualche chilo in più. Per oltre 800 km il podista amatore dovrà cercare di migliorare la propria tecnica di corsa, perché chiaramente questa scarpa non lascia spazio all'improvvisazione. Ho apprezzato anche il fatto che la scarpa, nonostante pesi più di 300 grammi, comunque al piede ha una sensazione assolutamente di contatto al terreno e al tempo stesso di una leggerezza incredibile per appunto questa tipologia di scarpa. Credo che sia stato fatto davvero un lavoro di ottimizzazione incredibile e soprattutto penso che l'intersuola in Ego vi possa consentire una morbidezza fantastica e di conseguenza non sentirete in nessun modo il peso di 300 grammi. La prima cosa che non mi è piaciuta è chiaramente il sizing della scarpa stessa, direi stesso numero di altre. Io di solito prendo un mezzo numero in più della taglia US americana, però chiaramente spero che nei prossimi mesi si riesca a uniformare anche questa scarpa rispetto a tutto quello che altri podisti amatori scelgono per quelli che comprano online, perché secondo me questa cosa potrebbe consentire a più podisti di scegliere la scarpa Altra senza necessariamente andare in negozio, anche se credo che questa potrebbe essere un'opzione vincente per tutti coloro i quali volessero provare Altra. La seconda cosa che suggerisco Altra di migliorare è probabilmente la protezione della scarpa stessa. Sicuramente 25 mm sono adeguati per una persona come me, podista amatore voluto, che comunque ama correre anche zero drop. Chiaramente se avete qualche chilo in più, magari sopra i 75 kg, questa scarpa potrebbe non essere adatta, quindi l'utilizzo è un po' più ristretto e questo è davvero un peccato perché questa scarpa è davvero eccezionale. La terza cosa che forse cambierei è il fatto che questa scarpa non consente di estrarre la soletta e quindi di sostituirla con dei plantari personalizzati. Credo comunque che la stabilità offerta dalla scarpa stessa possa consentire a chi avesse solamente qualche piccolo problema di pronazione di provarla, anche perché, come ho già detto, è una scarpa che vi consente di correre di avampiede. In conclusione raccomando questa scarpa a tutti coloro i quali volessero iniziare il trail e anche a noi podisti amatori che corriamo in strada ma che magari svolgiamo allenamenti alla mattina, perché il grip di questa scarpa è assolutamente fantastico. Penso che la scarpa stessa vi possa consentire di migliorare la vostra biomeccanica di corsa. Credo che sia una scarpa da me molto raccomandata, la utilizzerò per tutta l'estate. Voi nel frattempo stay strong e keep running, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a dare da mangiare il coniglio. Ciao!